Dunque, direi di cominciare così, visto che abbiamo l'aula da subito, magari riusciamo a terminare un attimo prima. Oggi volevo fare due cose. La prima era guardare insieme la soluzione completa dell'esercizio che abbiamo impostato, quello sulla lista della spesa che abbiamo impostato insieme la volta scorsa. Credo di averlo già pubblicato sul sito un paio di giorni fa, quindi magari qualcuno l'ha già guardato. Ah, lo ricommentiamo insieme. Noi avevamo visto venerdì solamente la funzionalità di aggiunta di nuovi elementi, diamo un'occhiata al resto. E questo è il primo punto. Poi, secondo punto, vorrei cominciare a parlare di fogli di stile e quindi cercare di imparare a dare anche un aspetto grafico decente alle cose che facciamo. Dove io posso raccontarvi quali sono le istruzioni, i CSS, no? E quelli che si chiameranno i selettori, gli attributi da applicare alle varie parti della pagina, poi in realtà sulla gradevolezza dell'aspetto siete più bravi voi di me, a poi trovare le combinazioni giuste di caratteri, dimensioni, colori, eccetera, no? Perché servono competenze anche stilistiche che onestamente mi mancano. E cercheremo di farlo, magari approfittare per abbellire, no, questo sito qui che sarà funzionale ma bruttino. Allora, lista della spesa. Noi avevamo già la volta scorsa, no, visto che questo sito si basava su un bin di sessione. Adesso andiamo un po' a ripassare cosa avevamo fatto. C'era una pagina view lista che generava essenzialmente una lista di voci ed era basata su un bin di sessione che si chiamava lista spesa bin, e questo signore non faceva altro che gestire, andiamo a vedere, una lista di oggetti voce e ai quali si poteva aggiungere delle nuove stringhe di testo. E poi avevamo scritto una serie di metodi, aggiungi, elimina, modifica, eccetera. Non c'era sposta su, sposta in giù, le vediamo perché non avevamo fatto in tempo a farle venerdì. Questo bin viene, dicevamo, memorizzato in sessione. E quindi la view lista pesca dal bin, gli chiede dimmi qual è il contenuto corrente della lista, get spesa, e con i vari elementi, con le varie voci di questa spesa va a generare l'interfaccia utente. L'aggiunta della nuova voce avviene attraverso un form aggiungi che secondo il nostro model view controller richiama, questo è il form corrispondente, un'azione doAggiungi.jsp. L'azione doAggiungi riceverà il parametro che è di fatto il testo, la voce da aggiungere, modificherà il modello, cioè in questo caso il bin di sessione, e dopodiché passerà alla vista successiva. La vista successiva che guarda caso è di nuovo sempre view lista, abbiamo detto che si ritorna sempre qui alla fine, no? E quindi quello che vediamo è che se io aggiungo un elemento 1, questo compare nella lista, aggiungo il 2, questo compare, aggiungo il 3, anche questo compare. Poi è possibile, per esempio c'è la voce elimina, eliminare questa voce, allora la voce elimina mi manda un controller che si chiama doElimina.jsp, posizione voce uguale 1. Allora io qui sfrutto il fatto che le varie voci sono messe in una lista delle collection di tipo lista, gli elementi sono accessibili anche per numero, quindi c'è l'elemento 0, 1, 2, 3, 4 e così via. Quindi io so che questo elemento, il 2, no, è identificato dalla posizione 1 all'interno della lista. Questa posizione voce uguale 1 l'ho generato io, ovviamente. Nel senso che nel generare la pagina il bottone elimina è generato così. Do elimina, la voce elimina, che è questa. È l'ancora su cui posso cliccare e vengo rimandato a una pagina doElimina.jsp a cui passo posizione voce uguale pos, e pos non è altro che una variabilina che parte da 0
e si incrementa ad ogni giro. Quindi ho ricostruito qua. L'oggetto voce non sa in che posizione è nella lista, però io posso tenere traccia via via che li genero. E cosa fa il do elimina? Il do elimina è molto semplice, andiamo a vederlo, un controller che non fa altro che prendere come parametro la posizione della voce, che sarà una stringa, convertirla in intero. Qui per rapidità non ho fatto i controlli di validità, no? Che sul fatto che l'intero sia scritto correttamente, e poi dice al bin, che anche lui istanzia ovviamente lo stesso bin di sessione. Ricordiamoci che i bin che hanno uguale id e uguale scope sono lo stesso oggetto, sempre, quindi non ne crea uno nuovo, riusa lo stesso, e chiama il metodo elimina. E il metodo elimina, vabbè, è uno dei tanti metodi di questo bin, che non fa altro che elimina, dov'è? Qua. Prende un intero che è la posizione della voce e poi chiama il metodo remove sulla collection, sulla lista a livello, quindi spesa è l'oggetto list, chiama remove solamente dopo aver controllato che il parametro posizione abbia un valore corretto, no, altrimenti non fa nulla. Quindi se per caso, per qualche bug, io gli passassi 100, elimina l'elemento 100, nella lista ce ne sono solamente 5, anziché generare un'eccezione come farebbe la list, semplicemente non fa nulla. E poi, volendo, restituisce un valore booleano vero o falso che il controller può usare, no? Per sapere se l'operazione è andata a buon fine oppure no. In questo caso il nostro controller è talmente tranquillo e sereno che se ne frega, no? Si disinteressa del valore di ritorno di questo metodo. Però una cosa più complessa potrebbe farlo. E poi alla fine fa il forward verso viewList. Quindi do elimina è molto simile al do aggiungi, no? Il do aggiungi prendeva un parametro che era la voce da aggiungere e delegava al bin l'operazione di aggiunta. Il bin a sua volta delegava alla lista sottostante, no? Quindi abbiamo una serie di livelli superiori che sono via via sempre più vicini alle azioni che l'utente deve compiere. Su e giù sono due bottoni che devono comparire solo, quindi aggiungo il 4, aggiungo il 5, poi magari cancello il 3 tanto per vedere qualcosa. Su e giù sono bottoni che faccio comparire solamente sugli elementi intermedi, nel senso che posso spostare in basso una voce solo se questa non è l'ultima, posso spostare in alto una voce solo se questa non è la prima. Adesso dal punto di vista visivo quei giù e su incrociati così non sono, no, molto facili da vedere, sarebbe meglio usare delle freccioline, ma questo è un aspetto grafico. E in questo caso cosa faccio? Chiamo, e qui tutto il lavoro lo fa sempre la viewList, chiamo sia nel caso del su che nel caso del giù, decido se devo inserirlo, quindi se la posizione è il primo elemento non metto su, se la posizione fosse l'ultimo elemento non metto il giù. Nel caso in cui lo debba mettere, chiamo una pagina, ho deciso di fare un controller solo, anche per vedere degli esempi, un controller che gestisce più azioni diverse, controller do su giù, direzione uguale su, direzione uguale giù, quindi gli do un parametro in più che specifica il tipo di azione da fare, perché quel controller è in grado di farne più di una. E ovviamente poi non può mancare la posizione della voce, la voce che voglio tirare su o la voce che voglio tirare giù. Ma cosa fa questo do su e giù, l'ascensore? Lui come prima cosa riceverà i due parametri, no? Prima di tutto analizza il parametro posizione della voce, sempre ha accesso alla lista della spesa in sessione ovviamente, e poi controlla se il parametro direzione è su, chiama il metodo lista spesa sposta in su, se il parametro direzione è giù, chiama il metodo lista spesa sposta posta in giù. Ma questo è il lavoro che fanno i controller. Vanno a vedere i parametri e poi delegano il lavoro vero ai bin sottostanti. E questi sposta su e questi sposta giù, a loro volta il bin gestisce il modello, non mi ricordo come, vabbè, c'era un modo per arrivare direttamente al metodo, ma non me lo ricordo. Lista spesa bin. Eccolo qua, lo sposta su,
sposta su, fa un minimo di controllo sul valore del parametro, se devo spostarlo in su vuol dire che da una posizione attuale, supponiamola 3, quella voce deve andare a finire alla posizione 2. Ma chi c'era prima alla posizione 2 a questo punto deve andare a finire alla posizione 3. Allora il metodo list, la collection list non ha un metodo scambia due elementi in posizioni adiacenti e quindi dobbiamo lavorare noi. Di fatto quello che faccio è controllare che la variabile sia maggiore di 1, maggiore o uguale a 1, vuol dire non è l'elemento 0 che non può essere spostato in su, e poi faccio uno scambio tra l'elemento nella posizione data e l'elemento nella posizione precedente, quindi prendo 1, lo metto in una variabile temporanea, no, faccio il solito swap, no, scambio di posizione di due elementi. Qui lavoro direttamente sulla lista, di fatto quello che sta succedendo è che ho due elementi nella lista, li sgancio per un attimo dalla lista e li riaggancio in un modo diverso. Ma gli elementi sono sempre gli stessi, non vado a ricostruire l'oggetto voce è sempre lo stesso, solamente spostate i riferimenti. E sposta giù chiaramente il simmetrico di questo. Allora, l'effetto qual è? L'effetto è che se clicco su sul 5, il 5 verrà scambiato col 4, risale. Quindi posso farlo risalire fino all'inizio, volendo. Oppure posso spostare in giù l'1 fino in basso e così via. No? Quindi posso riordinare, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Azione dell'utente, un controller, il controller si guarda intorno, guarda quali sono i valori dei parametri e poi dice al Bing, adesso tu devi, al Bing che di fatto svolge il ruolo del modello, adesso tu modello modificati in questo modo. E il modello con le strutture dati, in questo caso con semplicemente una lista di voce, dalla settimana prossima, no, già da venerdì, cominceremo a vedere invece un modello che lavora su un database SQL, fa le modifiche che deve fare. Dopodiché questo Bing sarà aggiornato, va alla vista, la vista ridisegna la pagina. Un pochino più complicata ad esempio la parte di modifica, perché modifica non basta un click per modificarlo. Modifica deve portarmi una nuova pagina nella quale ci sia un form attraverso il quale io possa modificare proprio la voce 2, ad esempio. E poi questo form dovrà a sua volta essere inviato a un controller che imposta il nuovo valore al 2. Quindi di fatto io sono su una pagina che è la view lista. Se clicco su modifica vado su un controller, sempre, i click vanno sempre sul controller, che ho chiamato do modifica. Questo controller non sa ancora, non può ancora modificare la voce, ma il suo scopo è quello di creare una pagina che mi permette di poterla modificare. Infatti vedete che io qui nei file ho creato un do modifica, un view modifica, che visualizza il form attraverso cui posso modificarlo, e poi c'è un do modifica action che è il passo successivo, quando effettivamente l'utente lo modifica. Cosa fa do modifica? Do modifica fa un'istruzione sola, in pratica, in realtà sono due, o no, tre. Una è, istanzia due bin. Uno, il famoso bin di sessione, che mi serve perché in realtà a questo controller non viene passato il nome della voce da modificare, ma solamente il numero. Quindi se il controller deve preparare, noi vogliamo che il controller prepari una casella di testo con dentro il nome vecchio, in modo che l'utente la possa modificare. A questo nome vecchio lui deve prendere dal bin di sessione e poi passarlo alla vista, la quale deve solamente più visualizzarlo. Ricordiamoci che le viste non devono pensare troppo. E poi mi sono fatto un modifica voce form data, un piccolo bin che rappresenta i dati di un form. I dati di un form, prima vediamolo, questo form qui. No, io questo form lo devo generare e poi lo devo elaborare. Io lo genero col dato che c'era in precedenza. Poi quando clicco modifica, lui passerà alla pagina view modifica, do modifica action, che va a sostituire il valore. Quanti campi contiene questo form? Quanti campi deve contenere questo form?
due, di cui uno è nascosto. Perché io posso generare questo form, è facile. Poi quando l'utente clicca modifica arriverà a un nuovo controller che si riceve la nuova stringa. Al posto di 2 metto bis. 2 bis. Però questa nuova stringa 2 bis, al posto di quale elemento della lista deve essere sostituito? Quindi devo sapere non solamente la nuova stringa che scrive l'utente, ma anche il posto in cui lo vuole mettere, il posto in cui è stato scelto. Quindi questo form contiene due campi, il campo di testo e la posizione. Poiché contiene due campi, il modo migliore per passarsi avanti e indietro questa informazione è creare un bin apposito. Qui io queste bin li chiamo col nome form data per ricordarmi che sono nient'altro che la trasposizione dei dati di un form. E questo è un bin che non ha logica al suo interno, ha la posizione e la voce. E poi i metodi get e set. Poi per comodità mia contiene un oggetto voce e quindi ho i metodi sia getVoce e setVoce che anche dei metodi getMessage e setMessage che vanno direttamente ad agire sul messaggio della voce, sulla stringa contenuta nella voce, no? Che al momento è l'unica cosa che è contenuta, ma poi avevamo detto ma più avanti aggiungeremo la data. Quindi questo è un bin di comodo, un contenitore di dati che serve alla do modifica e alla view modifica e alla do modifica action, tutte le parti che fanno la modifica. La do modifica non deve fare altro che preparare i dati per pre-compilare il form di modifica. E quindi deve semplicemente popolare questo modifica voce. Il bin modifica voce contiene due campi, la posizione, che con questo set property viene copiata dalla request. Ricordate che nella pagina precedente, nella lista, c'era do modifica, punto interrogativo, posizione voce uguale 2. Allora, questo valore 2 viene messo dentro il bin modifica voce form data. E poi l'altro è la stringa è un pochino più complicata da prendere, perché devo prendere la lista della spesa, farmi dare la collection, prendere la voce di questa posizione, la 1, la 2, la 3, e questa voce alla fine è una stringa, no, è un oggetto voce che memorizzo dentro al bin di richiesta. Adesso visto così è complesso, ma se lo provate a fare viene abbastanza naturale. E quindi questi due dati, ho riempito i due campi di questo bin modifica voce form data e passo a view modifica, che non farà altro che generare il form in HTML. Crea questo form qui che abbiamo visto, precompilandolo col valore, scusate, precompilandolo col valore messaggio del bin, che messaggio viene pescato dal getMessage che va a pescare dentro la voce, e poi un campo hidden che contiene la posizione della voce, qual è la voce da modificare, che è necessaria. Dopodiché c'è il bottone submit che mi manda a do modifica action, che è un altro controller, quindi è un primo controller che mi serve per generare, per alimentare la vista che mi genera questo form, e poi un secondo controller che è quello che farà effettivamente la modifica, che va a do modifica action, che cosa fa questo? Prende lista spesa, ovviamente c'è sempre. C'è modifica voce, che è il bin, lo stesso bin di prima. Prima quel bin lo popolavo per darlo alla vista, adesso lo userò per ricevere i dati dell'utente e di fatto metto nel campo posizione della voce il parametro posizione voce, nel campo message il parametro voce. Qui non ho potuto mettere property uguale asterisco perché il nome della property e il nome del parametro erano leggermente diversi, perché l'ho costruito a pezzi senza pensarci troppo, e vabbè, non è grave, sono solo due proprietà. Dopodiché cosa faccio? Estraggo l'elemento della lista corrispondente alla posizione, quindi get posizione della voce, prendi l'elemento della lista della spesa, questo è un elemento, un oggetto voce, lo lascio lì nella lista con l'oggetto voce, non devo buttarlo via, lo tengo e gli cambio il messaggio che contiene. E quindi a questo elemento set messaggio
il messaggio che mi arriva dal parametro della richiesta. E poi vado di nuovo a viewLista, che mi rigenererà la lista col nuovo messaggio in corrispondenza dell'elemento giusto. E questi sono alla fine i metodi di cui abbiamo bisogno. Cancella tutto, è un metodo doPulisci, che non fa altro che fare un clear, anche lì, delega al Bing di fare un clear sulla lista, e questa viene ovviamente azzerata. Adesso devo rimettere altra roba per poter vedere qualcosa. E stampa invece richiama una pagina diversa, in questo caso ho richiamato semplicemente una view, è l'unico caso di qua in cui ho messo un link non verso un do stampa ma verso un view stampa, perché quel controller lì in realtà non aveva assolutamente nulla da fare, non modificava il modello, non lo interrogava, non verificava dei dati, non riceveva dei parametri. Allora mi sembrava veramente inutile avere una classe che avesse un'unica istruzione forward, E la view stampa non è altro che una pagina simile alla view lista, ma formata anziché sotto forma di tabella, la formata sotto forma di elenco puntato, e non mette nessuno dei controlli. Poi, vabbè, piccolo dettaglio, ho fatto in modo che si aprisse in una finestra separata, così non devo neppure mettere il bottone chiudi, il bottone torna indietro. L'utente stampa questo, poi chiude la finestra e torna quella di prima. Queste sono scelte di dettaglio. Quindi questo è un esercizio molto semplice, perché poi le operazioni che dovevamo fare erano molto semplici. Crea, modifica, elimina, sposta, ma che poi alla fine sono quelle che ritroviamo nel 90% delle applicazioni. Dobbiamo gestire dei dati, inserisci, cancella, modifica, manca il ricerca, ecco, non c'è un cerca qui. Che sono l'altra macro funzione che troviamo nella maggior parte dei siti che dobbiamo, e quindi dovremmo pensare come implementare. Però la ricerca qua in una lista abbastanza stupida la faremo sicuramente quando i dati saranno in un database, dove a quel punto facciamo una query, no, che tira fuori i dati che mi servono. Ma questo era soprattutto per abituarci, no, al pattern, creiamo il Bing, controller, vista, eccetera, no, che useremo sempre. Ok, fin qua tutto bene. Adesso ci sono domande, dubbi? No. Se no diamo per buono questo e chiediamoci come potremmo farlo diventare un pochino più carino. Non bianco e nero, non i caratteri fissi, non le dimensioni che decide lui, ma impostarlo un po' noi. Allora, ci sono due filosofie, due modi. Uno mi sbilancio a dire sbagliato e uno giusto, di fornire un aspetto grafico a una pagina HTML. Il modo sbagliato è quello di andare a riempire la pagina HTML di tag o di stili o di comandi tipo font, font color, background image e cose del genere, no, nell'HTML direttamente. È sbagliato perché a me piace, io voglio, ma noi vogliamo, ma per la nostra sanità mentale, che l'HTML sia il più pulito possibile. Non contenga troppe informazioni relative magari ai caratteri, ai font, ai colori. Vorremmo possibilmente, anche perché di questa HTML ce ne sarà metà che è generato dinamicamente. Per cui immaginate che tutte le volte che devo modificare il colore di un testo, non vado a modificare un HTML, devo andare a trovare tutti i frammenti di codice JSP che generano quelle parti di pagina e andare a modificare gli attributi che c'erano messi lì dentro. Non li troveremo mai tutti. Allora, quello che si fa, e che è possibile fare, è quello di definire degli stili con un nome, no? Uno stile potrebbe essere il titolo, lista della spesa, uno stile potrebbe essere la voce dell'elenco, quindi 1, 2, 3, 4, come li avevamo chiamati prima, questi FWFWE che abbiamo inserito adesso. E fare in modo che il colore, il carattere di questo, la spaziatura, l'impaginazione di questi elementi sia trattato in modo diverso rispetto a questi. Ma noi dobbiamo separare l'operazione, diciamo così, concettuale di dire questa è una voce della lista, di un elenco, dobbiamo separarla nettamente rispetto all'altra affermazione che
le voci dell'elenco sono scritte con carattere Arial 10 punti colore blu. Sono due cose diverse. Noi vogliamo tenerle il più possibile separate, legate ovviamente da un'informazione che è la voce dell'elenco. Quindi dobbiamo appiccicare degli stili, delle classi, le chiameremo tra un secondo, a porzioni di pagina e poi definire separatamente qual è lo stile da applicare, con cui rivestire, no, queste classi. Quindi stiamo facendo una separazione tra la struttura della pagina e il layout della pagina. Questo si può fare grazie a questo, sì. Lo si può fare grazie ai cosiddetti fogli di stile. E quindi in HTML, una tecnologia web standard, la tecnologia che serve per definire lo stile grafico degli elementi si chiama CSS, che sta per Cascading Style Sheet, fogli di stile a cascata, tradotto in italiano. Quanti di voi hanno già usato, saprebbero scrivere qualcosa, saprebbero di che cosa si tratta? Diciamo tre o quattro l'hanno fatto e altrettanti tre o quattro l'hanno sentito parlare. Va bene. Non vi faccio tutta la storia perché partiremo da lontano. L'idea qual è? L'idea è di trattare il documento HTML come una serie di elementi. È una serie di elementi, ci sono gli H1, ci sono i P, ci sono le table, ci sono gli input, ci sono i bottoni. Di questi elementi potremo poi qualificarli meglio, nel senso che tra i vari paragrafi di testo, tra le varie celle della tabella, potremo distinguere quelle che per noi sono magari il contenuto, quelle che sono la didascalia, quelle che sono l'introduzione. Diamo delle informazioni legate ai singoli elementi. I CSS non fanno altro che associare una o più dichiarazioni a uno o più selettori. Selettore, come ci suggerisce il nome, seleziona un sottoinsieme degli elementi della pagina HTML. Quindi, ad esempio, quel selettore lì, H1, seleziona tutti i tag H1 che ci siano nella pagina. Se non c'è nessuno, non seleziona niente, se ce ne sono 5, ne seleziona 5. Questa dichiarazione, anzi questo insieme di dichiarazioni, imposta delle proprietà a quegli elementi. Quindi di fatto gli H1 noi lo vediamo come un contenitore di testo e il testo in esso contenuto ha una serie di proprietà. In questo caso dice che gli H1 sono, si associa la proprietà, il valore blu alla proprietà colore e si associa la dimensione 12 pixel alla proprietà font size, che intuitivamente capiamo che vuol dire che gli H1 saranno blu da 12 punti, con dimensione 12 pt. E così via. Noi definiamo, quindi abbiamo una serie di pagine e pagine di proprietà che possiamo attribuire agli elementi, che sono definite dallo standard di CSS. Ogni elemento ha magari una cinquantina di proprietà diverse che vanno dal colore del testo, allo sfondo, al bordo, alla spaziatura, al margine, all'allineamento, e ne vedremo. Queste proprietà io le posso controllare in modo fine attribuendogli un valore, valore in questo caso simbolico oppure un valore numerico. Questo pacchetto di proprietà le posso decidere a quali elementi applicare, a quali elementi devono essere applicati. In realtà si chiamano CSS, la C di CSS sta per cascata, perché è possibile, è normale, che a un singolo elemento della pagina si applichino contemporaneamente più regole, più selettori. Immaginiamo un selettore che seleziona tutti gli elementi dentro un certo div e poi un altro selettore che seleziona tutti i paragrafi P della pagina. Cosa capita se c'è un P che cade dentro quel div?
viene selezionato da due selettori diversi. Allora, su questo elemento si applicano tutte le proprietà dell'una e dell'altra regola, che si sommano tra di loro, o meglio, si sovrappongono a cascata. Poi uno, se vuole farsi venire mal di testa, va a leggersi la specifica e legge le regole con cui questa cascata avviene, perché tiene conto della specificità del selettore, tiene conto dell'ordine di dichiarazione e tiene conto dell'annidamento della HTML. Quindi, se uno deve definirlo correttamente, è complicato, ma nei casi normali è abbastanza semplice. E come facciamo ad applicare un foglio di stile a una pagina? È semplicemente possibile farlo aggiungendo un'istruzione nel led della pagina stessa. Quindi noi stiamo dicendo, in una pagina link nell'intestazione collega a questa pagina questo foglio di stile. Potrei collegarne anche 2, 3 o 4 se volessi. Ognuno chiaramente si aggiunge le proprie dichiarazioni a quelle degli altri. Che è un foglio di stile di tipo text/css e con href dico dove si trova questo foglio di stile. E poi c'è il resto della pagina. Il foglio di stile è un file separato con estensione CSS che il browser leggerà, ne leggerà i contenuti e applicherà le regole. Quindi in questo caso c'erano due paragrafi, un H1 e un H2, all'H1 applicherà le prime regole, la prima regola che è indicata qua, quindi a tutti gli H1 metti il font a 17 punti, il carattere verdana, il colore verde, e a tutti gli H2, in questo caso solo questo, applica un Arial rosso a 12 punti. Questo visivamente è osceno, quindi non proviamo neanche a vederlo, ma è per capire il meccanismo. Allora, così sarebbe un po' povero se ci fermassimo qua, perché abbiamo un modo di poter impostare, ad esempio, il tipo di carattere degli H1, degli H2, potremmo farlo per il P, però il numero di elementi HTML è limitato. Una volta che ho fatto l'H1, l'H2, vogliamo l'H3, il paragrafo P, forse il div, e sono finiti i tipi di paragrafi. Mentre io magari nella stessa pagina, immaginate un articolo di giornale. Ho il titolo dell'articolo, ho il sottotitolo, ho l'autore, ho il corpo, ho la firma, ho l'informazione sul copyright. Sono tutti, quasi tutti paragrafi di testo, tranne il titolo che potrebbe essere un H o 2. E questi paragrafi di testo però vanno formattati in modo diverso. Quindi devo essere in grado di qualificare in modo diverso due, ad esempio P, due paragrafi diversi, che uno rappresenta il corpo dell'articolo e l'altro rappresenta le note sul copyright, ad esempio, o il sottotitolo, e li voglio formattare in modo diverso, pur essendo entrambi dei P. Allora devo poterlo specificare meglio. Lasciamo perdere gli altri modi di inserirlo in line. Lo posso specificare meglio attraverso... Dov'è? Ecco, attraverso due meccanismi, poi dopo torno indietro a quella tabella di prima perché è quella su cui facciamo la maggior parte del lavoro, attraverso due meccanismi che mi permettono di marcare in qualche modo degli elementi. Questi due meccanismi sono quelli di dare un nome univoco a un certo elemento della pagina, ad esempio usando id, un attributo id. L'attributo id è un attributo che può essere dato, aggiunto a qualsiasi elemento HTML. Qui c'è un UL, posso metterlo in un P, posso metterlo ovunque, in un'immagine. Cosa fa questo id? Dà un nome specifico. L'id deve essere univoco all'interno della pagina. Non posso avere un altro elemento in questa pagina HTML che abbia lo stesso id main navigation. Quindi sarà possibile, con un selettore CSS, andare a dire: guarda che questa regola va applicata non alle UL, agli elenchi puntati, ma a quell'elenco puntato, perché ha un nome. Ok? Oppure, era qua, questo nel caso in cui ci sia un solo elemento a cui voglio applicare una certa regola. Oppure,
potrei avere un gruppo di elementi ripetuti più volte nella pagina a cui voglio applicare a tutti lo stesso stile. Allora in questo caso non ha senso dare un nome univoco a ciascuno. Dovremmo inventarci un nome di gruppo. Voi siete i nomi degli autori. Allora tutte le volte che compare il nome dell'autore va formattato in quel modo. Magari in quella pagina ci sono 5 articoli e compare in 5 volte diverse un paragrafo che ha il ruolo del nome dell'autore. Non li vado a chiamare ID autore 1, ID autore 2 o ID autore 3, perché sennò poi ho bisogno di tante regole CSS che li vadano a pescare uno per uno. Ma posso dire che tutte insieme sono, rappresentano l'autore. Per far questo uso un altro attributo dell'HTML che si chiama class. Class attribuisce una classe, uno stile, un nome, un gruppo, se vogliamo pensarlo così, a un certo elemento. E quindi possiamo dire, ok, quel paragrafo ha di classe autore. E a differenza dell'ID è possibile avere nella stessa pagina più elementi che abbiano la stessa classe. Ovviamente i selettori si applicano a tutti quegli elementi. Quindi noi useremo un ID per identificare uno specifico elemento, useremo una classe per identificare una classe, un gruppo di elementi che dovranno essere formattati tutti nello stesso modo. E ovviamente poi impareremo tra un secondo qual è la sintassi per i selettori CSS che mi permettono di dire questa regola si applica a quell'ID oppure si applica a quella classe. Altre due cose però prima di vedere i selettori, volevo far notare in questi esempi che a volte, come ad esempio nella nostra lista della spesa, questo valore è contenuto dentro la cella di una tabella. Quindi in realtà cambiare lo stile a questo elemento significa cambiare le proprietà di quella cella, di quel TD in HTML, table data. Ma altre volte, ad esempio se io volessi cambiare solamente il formato della parola spesa, come faccio? L'intera frase lista della spesa è dentro un H1 e quindi erediterà le proprietà di quell'H1. Ma solo la parola spesa come faccio a cambiare colore, che non è dentro un elemento HTML suo? Io le proprietà le posso applicare agli elementi HTML selezionati, non ai caratteri spiccioli, alle lettere spicciole. Allora ho bisogno di elementi HTML che non facciano nulla, ma che mi permettono di delimitare delle porzioni di testo. E questo è lo scopo dell'elemento HTML che si chiama span, che è indicato qua. Span barra span. Questa frase qui, published on 22 marzo by Andy Budd, sarebbe una frase di testo normalissima. Qui abbiamo scelto di dire, ma 22 marzo 2005 è un blocco di testo specifico, quindi lo racchiudiamo in un tag span, span barra span. Span vuol dire una porzione, no? Di testo. E a questo span gli diamo la classe date. In una pagina HTML normalmente questo non cambia di una virgola la visualizzazione, per nulla, non fa niente. Il tag span, così come l'attributo class, sono elementi invisibili, non fanno niente. Semplicemente fungeranno come appiglio per poter andare a definire dei selettori CSS che operano su di essi e poi più avanti anche delle funzioni JavaScript che possono manipolarli. Quindi span class uguale date, span class uguale author, mi permette di marcare in modo diverso due elementi della pagina e a queste mi permetteranno di applicare delle regole diverse che dipendono dalla loro classe. L'elemento span è un elemento a livello di carattere, quindi funziona dentro i paragrafi in modalità inline. Se io invece volessi, quindi posso marcare delle porzioni di testo dentro un paragrafo, dentro una frase. Cosa succede se invece volessi marcare dei blocchi più grandi che contengono più paragrafi? Il tag span non me lo permette, dal punto di vista della sintassi HTML non è valido, ma esiste un altro elemento che si chiama div, che fa la stessa cosa ma a livello di paragrafi. No? Qui noi ragioniamo, immaginate di lavorare con Word, no? Con un programma di editing.
hai due insiemi di comandi di formattazione completamente diversi, quelli che lavorano a livello di carattere, in cui puoi cambiare il colore, la dimensione, il tipo, il grassetto, il corsivo, eccetera, e quelli che lavorano invece a livello di paragrafo. In un paragrafo puoi cambiare l'allineamento, centro, sinistra, destra, la spaziatura, l'interlinea, il margine rientrato sinistro, destro, la spaziatura tra un paragrafo e quello successivo, lo sfondo. Anche in HTML esistono questi due tipi di oggetti. Gli elementi di tipo, in HTML si chiamano di tipo blocco, che sono i paragrafi. Sono gli H1, H2, H3, sono il P, sono l'HR, la riga orizzontale, e poco altro, e le table, che sono elementi che per loro natura occupano l'intera larghezza del foglio e vengono impaginati uno sotto l'altro, per default, poi impareremo a farlo in modo migliore. All'interno di ciascun elemento di tipo blocco ci sono elementi di tipo, in HTML li chiamano inline, di tipo carattere. Quindi il contenuto di un paragrafo, allora dentro un paragrafo può esserci uno span, può esserci un'immagine, può esserci un grassetto, può esserci un corsivo, che fanno parte della formattazione dei caratteri interni a quel blocco. Quindi noi nel body abbiamo tanti blocchi. Ciascun blocco contiene al suo interno degli elementi inline. Gli elementi inline vengono impaginati da sinistra verso destra andando a capo quando raggiungo il bordo del foglio. I blocchi invece vengono impaginati uno sotto l'altro. Per marcare una serie di blocchi con una certa classe posso usare un tag di blocco che si chiama div. Il div fa i blocchi quello che lo span fa i caratteri, li delimita, da qui a qui. Da qui a qui alla classe main nav. In questo caso era superfluo perché avevo questo div contiene esattamente un elemento, quindi la classe la potevo appiccicare direttamente all'UL come ho fatto qua. Ma in generale può essere utile dire ok, la pagina è fatta di 4-5 div, 4 div, il banner in alto, il footer in basso, il menu a sinistra e il corpo a destra, 4 blocchi. Poi noi non siamo ancora capaci a mettere a sinistra a destra, ma perlomeno li possiamo identificare. Ciascuno di questi blocchi al suo interno conterrà altre cose, tanti paragrafi, magari anche tanti altri div annidati uno dentro l'altro. Quindi noi ciò che dobbiamo imparare a fare è, quando genereremo l'HTML, marcarlo molto bene, aggiungendo span, aggiungendo div, aggiungendo classi, che nel momento in cui le scriviamo non servono a nulla. Non sappiamo ancora se serviranno o no, ma per intanto mettiamoli. Identificano le varie parti della pagina e i ruoli che hanno i vari elementi della pagina. Poi su quelli andremo ad aggiungere i selettori, i fogli di stile. E quali sono i selettori? Per costruire i selettori c'è un linguaggetto anche abbastanza semplice, un po' strano, fatto di questa sintassi. Questa è una figura presa pari pari dalla specifica. C'è un selettore che non si usa quasi mai, asterisco, che corrisponde a qualsiasi elemento. E invece seleziona gli elementi, è il nome di un tag, quindi al posto di E immaginatevi P, immaginatevi UL, immaginatevi IMG. Quello seleziona tutti i tag di quel tipo lì, con quel nome lì. Quindi tutti i P, tutte le image. E poi a questa applicherò ovviamente le proprietà. Tra l'altro vale una regola di ereditarietà all'interno dei CSS, per cui se applico una proprietà a un elemento e questo elemento ne contiene altri, questa proprietà a cascata viene applicata anche agli elementi interni. Quindi se io dico che a una UL associo il colore rosso, verrà colorato di rosso anche il testo che è contenuto dentro le I. Le list item che sono a loro volta contenuti dentro l'UL, no? Quindi quando applico una proprietà a un oggetto lo sto applicando a quell'oggetto, a quel tag selezionato e a tutti gli elementi al suo interno, a meno che non sopravvengano altri selettori più specifici che cambiano a loro volta. Quindi si complicano velocemente le cose. E spazio F trova seleziona ogni elemento di tipo F che sia discendente di un tipo E.
Quindi selettore, spazio selettore vuol dire trovami un selettore di tipo P che sia dentro uno di tipo div. Dentro come figlio immediato oppure dentro uno di dato anche di 6 livelli, basta che sia contenuto dentro a quello. Se invece vuole che sia annidato direttamente a un livello, devo usare il maggiore, E maggiore F. Si usa di meno. E poi ci sono, guardiamo le ultime due righe, perché poi le altre si usano di meno, le ultime due righe sono, specificano meglio, un sottoinsieme degli elementi. Quindi la sintassi col punto specifica una classe. Div.warning vuol dire tutti i div che hanno class uguale warning. Non tutti i div, solamente quelli che hanno class uguale warning. Il simbolo di diesis invece indica gli id. L'elemento è che ha quelli di specifico. Poi ovviamente posso anche omettere una parte, ad esempio se non mettessi div.warning ma semplicemente .warning, sarebbe equivalente a dire asterisco.warning, vuol dire tutti gli elementi, che siano div, che siano altre cose, che abbiano come classe uguale warning. Nel caso degli id, visto che l'id è una cosa univoca, può essercene uno solo nella pagina, è sempre superfluo indicare l'elemento, perché non potrà essercene un altro, non può esserci un p con quell'id e un'immagine con lo stesso id, no? Sarebbe un errore. Quindi questo è un linguaggio molto semplice per andare a selezionare, conoscendo l'annidamento dei tag della pagina, certi elementi. Allora, possiamo provare a usarlo anche in modo molto semplice per, vabbè, poi qui ci sono dei dettagli sui pseudoselettori che magari riprendiamo dopo, per abbellire un pochino questa pagina. Ad esempio modificando, non so, il tipo dei caratteri, ad esempio modificando questo font, ad esempio facendo in modo che questi link qua, che dovrebbero emulare dei bottoni, siano visivamente un po' più simili a dei bottoni, togliere questa sottolineatura brutta, cose di questo genere. No? Allora, il lavoro è sempre fatto in due fasi. Trovo un selettore che mi selezioni gli elementi che voglio e poi applico degli stili a questi elementi. Prima di tutto, ovviamente, devo richiamare il foglio di stile. Quindi devo andare nella pagina che genera questo HTML, che è la viewlista.jsp, e richiamare all'inizio della pagina un foglio di stile che poi dovrò creare. Quindi lo metto nell'head, link rel uguale stylesheet. Link vuol dire un documento collegato a questo, rel uguale stylesheet, che ha il ruolo di foglio di stile rispetto a questo documento, perché poi è possibile definire vari tipi di relazioni di collegamento, quella che interessa a noi è quella di foglio di stile, che ha tipo text barra CSS, che è il tipo del file, la sintassi in cui è scritto, e si trova in, mettiamo una sottocartella, CSS barra stili.css. Quindi aggiungo una riga a questa pagina, alla view lista. Questa riga andrà a richiamare, no? Richiama un file CSS barra stili.css che adesso devo creare e lo collega come foglio di stile al documento corrente. Adesso creiamolo. Nuovo. Quindi sono in web pages, devo fare una sottocartella, quindi come prima cosa, nuova. Dov'è la cartella? Nuovo, new, folder. È nascosto là in fondo. E il folder lo chiamo CSS. Quindi sotto web pages ho fatto una cartella CSS. In questa cartella CSS creo un nuovo file web, eccolo qua,
cascading style sheet. E lo chiamo, come l'avevo chiamato, stili.css. Stili.css. Quindi ho creato questo file stili.css, è stato richiamato da viewlista. Togliamo sta roba, che è solo un esempio di sintassi. Allora, che cosa possiamo fare? Beh, come prima cosa potremmo, ad esempio, modificare il font, il carattere. Allora, per modificare il font di tutta la pagina, possiamo impostare un font di default per tutta la pagina. Questo significa andare a modificare le proprietà del carattere dove? Su cosa dobbiamo selezionare? Beh, selezioniamo un tag che contenga tutto, il body. Quindi selettore body, proprietà, che proprietà voglio applicare al body? Allora, qui abbiamo, NetBeans ci dà l'elenco completo di tutte le proprietà possibili che si possono applicare a tutti gli elementi. Ad esempio, noi interessa il colore, magari lo vogliamo fare, che ne so, qui ci sono dei colori predefiniti, ad esempio questo potrebbe essere uno, se no posso, adesso poi vedremo anche la sintassi per fare le cose più sofisticate. E poi voglio modificare il carattere font family e lo voglio mettere ad esempio sans serif, quindi Arial, senza carattere semplice, senza grazie. Poi vi faccio vedere da dove si pesca l'elenco di tutte le proprietà possibili. Vediamo solo. Quindi se faccio questo e ricarico questa pagina, ciò che ottengo, vabbè, poverino, adesso ha perso la sessione perché avendo modificato la pagina JSP ha riavviato il container. Però ciò che è cambiato è il colore di tutto il testo contenuto all'interno di tutti gli elementi che sono contenuti dentro il body, il testo e il tipo di font, il tipo di carattere. L'HTML non è stato modificato per nulla. Io voglio cambiare colore, voglio dire che non è più questo colore, ma il titolo lo voglio un bel rosso scuro. Allora dico, diciamo che allora il titolo, che è l'H1, avrà un colore che è un rosso scuro. Non sto toccando l'HTML, ricordiamoci. Quindi tutte le pagine JSP funzionavano prima, continuano a funzionare adesso. E alla prossima volta che ricarico la pagina vedete che il colore del titolo è cambiato. La dimensione non l'ho cambiata, continua a avere quella che aveva prima, che gli ha impostato il browser. Noi stiamo applicando le proprietà sopra delle altre proprietà che il browser aveva già impostato in partenza, quindi stiamo modificando l'impostazione di default del browser. Dove troviamo l'elenco completo di tutte le proprietà? Se non sbaglio, su questo sito qui c'è tutto. V3 Schools. Ci sono, nella parte CSS, oltre a esserci ad esempio tutti le sintassi sui selettori, sono raggruppati, no, i tipi di attributi che possiamo specificare. Ad esempio, il testo. No, il testo, styling text, no, scusate, partiamo dai caratteri, fonts. Font è relativo al singolo carattere, text è relativo al paragrafo. Allora, partendo dalle cose più semplici, sono i font. Dei font possiamo definire la famiglia, il font, la famiglia di font, il font specifico, lo stile che è normale o in corsivo, la dimensione, font size, e qui c'è l'elenco completo, no? Quindi c'è una paginetta di spiegazione e poi c'è l'elenco completo di tutte le proprietà.
posso cambiare i colori, che da qualche parte ci sono, non lo trovo più, vabbè, lo vediamo dopo. Text è formattazione a livello di paragrafo, ciò che posso fare, poi ci sono tutte le spiegazioni, ma sono queste qui. Ecco, il colore, che è una proprietà del paragrafo, la direzione, da destra a sinistra, da sinistra a destra o da destra a sinistra, se scrivo in arabo, l'altezza della linea, di fatto è l'interlinea, l'allineamento orizzontale, allineato a sinistra, allineato al centro, allineato a destra, eccetera, eccetera. No? Quindi sono tutte queste proprietà. Ad esempio, se io voglio fare un paragrafo allineato a destra, vado a vedere come si scrive text align, clicco su text align e mi fa vedere i valori possibili. Può essere allineato a sinistra, può essere allineato a destra, può essere centrato, può essere giustificato, quindi con entrambi i margini sinistra e destra. Quindi qui si tratta di, qui c'è l'elenco completo di tutte le proprietà. Quindi si tratta di fatto tenere una finestra aperta su questo sito e quando, avere in mente che cosa vogliamo, poi andare a cercare, dopo un attimo ci si orienta, è inutile, sarebbe molto faticoso cercare di leggerlo, studiarlo in ordine così alfabetico. No? Così come c'è anche, per nostra comodità, la tabellina sui selettori, che riassume tutti i selettori, è quella stessa slide che abbiamo visto un attimo fa, con una spiegazione a parole e con anche degli esempi più completi. Quindi questo è un sito, da questo punto di vista, per il CSS è decisamente completo e comodo. Per i colori, dicevamo, i colori li posso specificare o con una sintassi esadecimale, quindi le componenti RGB su 24 bit, quindi sono le prime due sono le componenti di rosso, le seconde due sono componenti di verde, le terze due sono componenti di blu, oppure con questa sintassi decimale da 0 a 255, sono equivalenti. E beh, poi qui ci sono alcuni colori comodi tra cui poter scegliere. E quindi se ho la componente RGB del colore che mi serve, magari voi ve lo siete fatto in Photoshop e quindi l'avete scelto bene il colore, lo andate a pescare la componente RGB e la potete mettere direttamente nei fogli di stile. In alcuni casi, per alcuni colori, alcuni di questi hanno anche un nome. Ci sono 200 e più colori a cui è stato dato un nome. Poi in realtà questo sito ti permette di dire, ma io voglio magari creare un sito sulla base di sfumature di questo colore qua cioccolato. E quindi questo Shades in realtà ti dà, no, la possibilità di esplorare. Ma sono strumenti, no, che voi che siete più bravi a fare grafica di me, potete usare su questo sito, ma avete anche nei programmi di grafica. E questo color lo posso applicare a tutto, lo posso applicare al testo come abbiamo visto, lo posso applicare anche allo sfondo, no? Noi potremmo pensare che lo sfondo della pagina, lo sfondo è una proprietà, non può essere impostato o su un paragrafo, ma molto più semplicemente conviene impostarlo magari sulla pagina. Quindi magari prendiamo, non so, questo qua è brutto da vedere, ma è il primo che mi è capitato sott'occhio. Il body, ho specificato il colore del testo, ma posso anche specificare il colore del background. Una proprietà background color e la imposto così. Qui dentro i CSS posso andare a capo a piacere, no, tanto sono dentro un paio di parentesi graffe, quindi. Allora, facendo questo posso ritornare alla mia lista della spesa e mi è cambiato il colore dello sfondo. Vabbè, qui stiamo solamente giocando, e questo in particolare è venuto proprio brutto. E finora non abbiamo ancora toccato minimamente l'HTML, no? E di fatto abbiamo fatto cose globali, il font di tutti i caratteri, il colore di tutti i titoli. E se volessimo invece modificare solamente le voci della lista della spesa? E beh, andiamo a vedere come è fatto l'HTML. L'HTML ha queste voci della lista della spesa, dov'è? Qui. Dentro una tabella, una TD. Quindi io potrei cambiare lo stile del TD. Però mi cambia anche gli altri.
Allora devo in qualche modo distinguere questi TD perché contengono le voci della lista dagli altri. Allora, per poterlo distinguere, il modo più semplice è dargli una classe specifica a quelli. E quindi torno, questa volta devo tornare alla view e dire, va bene, cara view, quando generi, non è view stampa, è view lista, quando generi le voci TD, per favore a quella che contiene il messaggio, appiccica di una classe voce lista. Classe uguale, virgolette, voce lista, chiuse virgolette, poi ho dovuto mettere questi backslash perché sono dentro una stringa Java. E quindi ho marcato tutti i TD che conterranno il messaggio della lista della spesa, sono marcati con quella classe. E quindi, se voglio cambiare una proprietà solo a loro, lo posso fare. Ad esempio, far qualcosa di facilmente visibile, non necessariamente bello, posso cambiare il colore di sfondo solamente delle voci della lista. Come? Tornando sui miei CSS e modificando td.vocelista. Quindi tutti, punto è il selettore per la classe, quindi i TD che hanno come classe voce lista e gli metto magari un colore di sfondo più chiaro, bruttissimo ma fa contrasto. E quindi in questo caso se ricarico la pagina, il colore dello sfondo di questi elementi si è modificato e posso giocare così a piacere, no? Applicando le varie proprietà. Un consiglio è quello di provare a farlo anche agendo direttamente nella pagina, modificandoli interattivamente, perché è abbastanza complesso. E c'è questo, non so se lo conoscete, su Firefox c'è un'estensione che si chiama Firebug, oppure se usate Chrome ci sono gli strumenti per sviluppatori nel menu strumenti, no? Che è molto simile, di fatto sono la stessa cosa, si copiano a vicenda, quindi di fatto si migliorano ogni versione copiandosi. E Firebug ci permette di analizzare e interagire con l'HTML della pagina. Quindi in questo caso l'ho aperto sulla pagina corrente, lui mi fa vedere il contenuto di questa pagina e me lo fa vedere con i tag annidati, e via via che mi sposto sui vari tag, mi fa vedere, me li evidenzia nella pagina. Cioè, dimmi. Un commento lo scrivi come in C, barra asterisco, asterisco sbarra. Eh sì, è così il commento. È solamente così, no, il barra barra non va come commento. Quindi posso evidenziare le voci e la cosa interessante è che quando io seleziono una voce a fianco, qua nella colonna style, mi fa vedere quali sono gli stili che sono stati applicati a quell'elemento. Qui ho selezionato questa EEE, no? Questa prima classe, e mi dice guarda che la vedi così perché ho applicato questa regola td.vocelista che ha cambiato questa proprietà. E poi ho applicato queste altre regole perché sono state ereditate dal body, perché questo elemento fa parte, diciamo, è contenuto dentro il body. No? Su cose più complicate si può vedere che, ad esempio, se noi modificassimo il colore di queste voci, giusto per vedere cosa succede quando due regole vanno in conflitto, queste le possiamo fare black. Scusate il mio cattivo gusto per i colori, e quindi qua modifico una voce, torniamo sulle voci, qui c'è questo tasto qua, è molto utile, con la freccia inspect si chiama, clicco la freccia, navigo la pagina, clicco su un elemento, lui me lo seleziona e me lo trova nell'HTML, che è una bomba per andare a vedere come sono fatti i siti degli altri, ah che bello quell'effetto, quella parte di pagina, ma c'ho
2000 linee di HTML, come faccio a trovarlo con l'inspector? Ecco, in questo caso di questa cella cosa ci dice? Ci dice che ha applicato il background color e il color, e lui avrebbe ereditato anche una regola color dal body, ma è cancellata perché ce n'è una più specifica che ha prevalso, no? Su quella più generale. Quindi per capire, no, per come funziona questo tipo di stile, è secondo me utilissimo avere appunto una finestra con Firebug e un'altra sul CSS, sul V3 School, sul sito del V3 Schools, e lavorarci un po' su. Finora abbiamo parlato di caratteri, colori, eccetera. Poi c'è la parte complicata, che è tutta la parte relativa all'impaginazione. L'impaginazione è fatta di blocchi, spaziature, distanze, bordi e allineamenti. Questa finora è facile, no? Non è che si possa fare neanche molto di complicato, non si possono fare cose molto complicate, perché tutto sommato non abbiamo... La struttura della pagina è sempre la stessa, abbiamo un po' colorata, ma è sempre quella, no? Se volessi cambiare spaziature, gli allineamenti, eccetera, non so come farlo. Non ho ancora gli strumenti per farlo. Per farlo, no, uno, dobbiamo capire che tutti gli elementi della pagina di fatto sono dei rettangoli. Lo vediamo passando sopra col mouse in modalità inspect. C'è un rettangolo grande che è il body, poi qui c'è un H1 che è un altro rettangolo, poi qui c'è una tabella che è un rettangolo, c'è una riga della tabella, adesso, eccolo qua, no, non col cavolo che riesco a trovarla, vabbè, la seleziono qua, ci sono le righe che sono rettangoli, ci sono le celle che sono rettangoli, ci sono gli span che sono rettangoli, ci sono, qui non c'è nessuno span, ma ci sono dei link A, e quindi ciascun elemento HTML delimita o corrisponde a un rettangolo sulla pagina. Il contenimento dei tag HTML si traduce quasi sempre in un contenimento dei rettangoli corrispondenti. Cioè questa cella è all'interno di questa tabella. Sia visivamente, cioè il rettangolo che rappresenta questa cella, box lo chiamano nel linguaggio del DOM, e il box corrispondivo alla tabella sono uno all'interno dell'altro, ma così come anche il tag di questo è dentro al tag della table. Quindi c'è una corrispondenza tra l'annidamento del codice e l'annidamento visuale. Ok? Quindi che cosa fa il browser? Il browser parte dal basso, il motore di layout del browser, parte dal basso, legge tutto l'HTML, un bell'albero che arriva fino in fondo. Okay, parte da body e poi si biforca n volte con tanti tag annidati. Poi parte dal tag più in basso e dice, lì dentro c'è scritto stampa, ad esempio. No, c'è scritto lista della spesa, è il primo testo. Lista della spesa è una certa stringa di testo. Questa stringa di testo genererà un box che è in grado di contenerla. Quanto è grosso questo box? Dipende dalle proprietà del testo, dal font, dall'allineamento, eccetera. Ok, allora vuol dire che occuperà un certo margine, quindi una certa dimensione. Quindi ogni box ha una sua dimensione naturale che dipende dal suo contenuto. Ogni box, se fosse da solo nella pagina. In realtà i box sono tanti, si avvicinano, si aggiungono, si collegano uno all'altro. Nel collegarsi tra di loro, questi box rispetteranno una serie di regole di spaziatura. Ad esempio, le varie righe della tabella non si toccano, ma c'è un filino che le separa, un piccolo margine, un piccolo bordo. E quindi la dimensione di una tabella, poi vediamo le regole, la dimensione di una tabella non è data dalla somma, pensiamo all'altezza della tabella, non è data dalla somma dell'altezza delle righe, ma è data dalla somma dell'altezza delle righe più un po' di margine che tiene separate le righe. Quindi se sto parlando di un elemento, uno span, un paragrafo, un blocco di testo, la sua dimensione è data solamente dal testo che c'è scritto dentro. Se sto parlando invece di blocchi, dei rettangoli a livello superiore,
la dimensione di questi rettangoli sarà data sì dalla dimensione dei rettangoli che li contengono, dalle regole in cui come sono affiancati e dai margini che vogliamo impostare tra di loro. Tutte queste proprietà fanno parte del modello di layout detto box model, che è qua riassunto visivamente in una serie di scatoline annidate che si chiamano padding, border e margin, che adesso vediamo un po' meglio nelle slide. È qui dove le cose si cominciano a complicare per noi. Allora, partiamo dal basso, no? L'albero degli elementi parte da un elemento in basso. Quell'elemento è un contenuto. Il contenuto dell'elemento ne determina la sua dimensione. Dopodiché, la sua dimensione minima. Dopodiché a quell'elemento è possibile, diciamo, viene sempre inscatolato dentro altre tre scatole. Una si chiama padding, l'altra border e l'altra margin. Il padding è di fatto la dimensione di rispetto che ha il testo all'interno della scatola che lo contiene. Il padding lo si vede dal colore, al padding viene applicato lo stesso colore di sfondo del contenuto. Quando io scrivo due righe di testo, il testo quando vado a capo non si tocca mai la parte superiore di una lettera con la parte inferiore di quella sopra. Perché in realtà lo spazio occupato da una lettera viene leggermente gonfiato per dargli la possibilità di vivere, di non toccarsi con le altre. Questo è il padding. Se questa lettera ha uno sfondo colorato di un certo colore, il padding assume il colore di questo. Tenete presente che tutte queste misure possono essere zero, quindi potrebbero non esistere. Poi c'è il border. Il border, come dice il nome, è un bordo visibile che posso voler applicare. Quindi posso voler riquadrare una cella, posso voler riquadrare un link, posso voler riquadrare un'immagine, oppure no. Se voglio riquadrarla lo posso fare e posso scegliere l'aspetto visivo di questo bordo, indipendentemente dal colore dell'elemento. Quindi un elemento che ha certi colori, un certo background, e un bordo che ha dei colori indipendenti dal background. Normalmente saranno diversi, se no non è visibile. E poi oltre al bordo, che può esserci o non esserci, se c'è può avere un certo spessore, un pixel, 2, 5, dipende da come lo vogliamo fare, può essere pieno, può essere tratteggiato, può essere punteggiato, può esserci solo in alto, solo a sinistra, in alto, in basso, a destra, ci sono 20 proprietà diverse per i border, e poi ci sono le più nuove che ti permettono di farli arrotondati, sfumati, eccetera. Oltre al border c'è ancora una scatola esterna che è una sorta di respingente che tiene l'elemento lontano dagli altri, quindi gli altri non possono entrare in questa sua scatola, e la differenza è che il colore di sfondo del margine non è più il colore di sfondo dell'elemento, bensì è ereditato dal colore di sfondo dell'elemento che li contiene. Quindi se vogliamo, dal punto di vista di questo elemento, è trasparente. Il margine è sempre trasparente, il bordo è sempre visibile, perché se no non lo metterei, il padding ha lo stesso sfondo dell'elemento. Quindi ogni singolo elemento della pagina ha questa catena di scatole che li contengono. Fatto questo lavoro, quest'area di contenuto viene, diciamo così, dal punto di vista del layout, sostituita da questa scatola, dal margine. E quindi questa scatola viene poi affiancata da sinistra verso destra se siamo in modalità inline, dall'alto verso il basso se siamo in modalità blocco, viene affiancata con le altre scatole a destra adiacenti per costituire una scatola a livello più grande, per costituire il nuovo contenuto della scatola superiore. E il browser fa questo lavoro, bottom up, dove poi ci sono certi vincoli, nel senso che ho una larghezza fisica che è la larghezza della pagina, oltre la quale l'impaginazione orizzontale non va e quindi manda a capo, ma questo fa parte dell'algoritmo di impaginazione. Quindi noi possiamo agire a tre livelli: a livello dei colori e degli stili
di queste scatoline, quindi colore di sfondo, il colore del bordo, non il colore del margine, perché il colore del margine è lo sfondo del padre, non ha un colore suo. E lo stile del bordo. Primo, quindi a livello visuale. Possiamo agire a livello di dimensioni, fare un margine più o meno grande, un padding più o meno grande, un bordo più o meno spesso. E questo tutto sommato sono ancora le cose facili. Le cose più complicate è, possiamo agire anche a livello di algoritmo di combinazione di questi blocchi. Per cui vogliamo dire che due div, pensate ai siti, il menu e il contenuto, che nell'HTML sono uno prima e l'altro dopo, noi diremo a quell'algoritmo, caro mio, non trattarli come due blocchi uno sotto l'altro, ma sposta il primo a sinistra e il secondo a destra e falli affiancare. No? E questa è la parte, no, dove le cose si complicano. Vabbè, tutte queste proprietà le possiamo modificare, di nuovo è utile il nostro amico Firebug, perché ad esempio è in grado di, ad esempio, se mi prendo questo elemento, l'H1, questo è il suo box mode, io posso decidere che, adesso modifico il padding e mi permette di, do un margine di 20, e mi permette di modificare, no, visivamente, in tempo reale, le proprietà. E tra l'altro mi colora in modo diverso i vari elementi. Adesso proviamo a prendere un sito più complicato, no? Come ad esempio questo qua, Delight. Se vado a prendere qualcuno di questi blocchi, no? Vedo ad esempio che ho una singola voce del menu, che è quella, che ha una certa dimensione, a cui è stato associato un certo padding, che è un link. Questo link è dentro un LI, che invece ha 0 come queste misure, che è dentro una UL, che invece è un padding di 1, adesso queste sono misure, per carità, di fino. No? E sono le proprietà che danno la distanza tra questi elementi. Se io prendessi questo e riducessi il padding da 2, o lo aumentassi da 2 a 5, no, con Firebug chiaramente lo modifico su questa versione della pagina, poi quando la rinfresco viene perso tutto, ha dato più area, più spazio a quell'elemento research, ad esempio. Gli LI probabilmente ha un buono, il border non so dove sia settato, devo andare a vedere lo stile, sempre vado qua, background. Vabbè, qui vedete ad esempio la serie di stili che sono applicate a questo elemento. Quindi, il meccanismo è sempre lo stesso. È possibile modificare, no, queste proprietà, così come modifichiamo i colori e gli stili. La cosa complessa è come interagiscono tra di loro tutte queste misure. E soprattutto come interagiscono tra di loro, ossia come lavorano gli algoritmi di posizionamento che combinano tra di loro questi blocchi, che sono i cosiddetti schemi di posizionamento. Oggi non abbiamo tempo di entrarci. Quello che proveremo a fare dalla prossima volta è prenderci un esempio visuale di una pagina tipo di un sito, no? Che i siti come minimo hanno 4 aree, no? L'intestazione, il footer, il menu e il contenuto, e provare a costruirci uno scheletro di HTML e uno scheletro di fogli di stile che siano in grado di impaginare la pagina in quel modo, almeno nel caso più semplice. No? Perché qui conviene partire da un caso concreto e andarsi a cercare le soluzioni spiegandolo, piuttosto che andare a elencare tutte le proprietà senza vedere un'applicazione concreta. Questo argomento però non lo riprendiamo venerdì, adesso abbiamo le informazioni per fare un minimo di estetica, ma non ancora di impaginazione. Venerdì, le 3 ore di venerdì, le vorrei invece dedicare a cominciare a parlare di basi dati, di database. Visto che abbiamo più tempo, possiamo fare il discorso con più calma, visto che è un argomento nuovo. Questo invece lo riprendiamo
mercoledì prossimo, in queste ore, chiudiamo il discorso sui fogli di stile. Così in laboratorio la prossima volta potete avere sia fogli di stile che database e cominceremo a fare un sito vero e non solamente pagine di prova.